Paolo, bentornati. Oggi andremo a fare il tagliandissimo al nostro KJ, nostro manzo. Prima cosa iniziamo con il filtro dell'aria. Montiamo queste clip e lo troviamo sotto. E voilà. Prendiamo quello nuovo. E lo andiamo a inserire. Opla. Va in sede, vediamo se dietro è ben saldo. Ok, clippetta, facile facile. Adesso andiamo a stappare il tappo dell'olio e poi ci mettiamo sotto e andiamo a svitare il tappo della coppa. Siamo sotto alla coppa dell'olio. Con una francese 50x200 la andiamo a svitare. Ok, abbiamo allentato, prendiamo bruculetta, intanto ci facciamo sicuramente un bel bagnetto anche noi, sicuro come la messa. Come possiamo vedere, il filtro dell'olio lo troviamo bello incastonato qua sopra. Non so se riusciamo a inquadrarlo. Ci abbiamo Abbiamo già. già posizionato la chiave, come possiamo vedere. E ora andiamo a montare. Abbiamo utilizzato la sua chiave apposita perché, essendo in un posto molto scomodo, non riuscivamo neanche ad utilizzare qualsiasi altra chiave in commercio. Ora, il filtro si è svitato, adesso dobbiamo metterci una ghirbetta sotto perché tenderà a cadere dell'olio. Quindi andiamo a smontare la chiave. Ok, andiamo a prendere la nostra tanichetta. Ecco il nostro filtro. Adesso prendiamo il nostro filtro dell'olio nuovo, mettiamo un goccettino di olio sulla guarnizione, anche sulla filettatura, e lo andiamo a inserire sotto all'auto. Abbiamo inserito il nostro filtro e andiamo bella, andiamo a stringere a mano finché possiamo, e poi purtroppo prendiamo la chiave e gli facciamo un girettino. Non lo stringiamo troppo. Ovviamente dovrebbe essere a 25 Nm, ma purtroppo non passa la chiave dinamometrica e quindi gli diamo un po' a sensazione. Togliamo le ultime due gocce dalla coppa e andiamo a rimettere il nostro tappino. Voilà, una pulitina e andiamo a stringere. E voilà. Bene, siamo sopra la macchina e andremo a smontare il filtro del gasolio, che è questo qua. Allora, iniziamo svitando i due dadi che lo tengono fermo. Questi sono dadi del 13, vengono via facilmente, li allentiamo. Ok, poi con un cacciavite spaccato andremo a togliere questo fermo qua e questo fermo qua. Allentate le fascette, andiamo a staccare i tubi delicatamente, non troppo. Voilà, e a svitare i due bulloni anche a mano. Uno. E due. Tiriamo fuori. Ah, abbiamo anche i sensori sotto, mi ero dimenticato. Si staccano uno e due. Chiave per filtri, andiamo a serrare la chiave e
se non è stata stretta a nord, dovrebbe, la parte superiore dovrebbe svitarsi. Voilà. Andiamo a togliere tutto il diesel e andiamo a svuotare, a smontare la parte inferiore. Anche questa, se non è stata stretta a morte ma solamente bene, viene via facilmente. Allora, andiamo a sostituire la vecchia O-ring con quella nuova. Andiamo a inserirlo nella parte inferiore, non possiamo sbagliarci. Con lo stesso strumento di prima andiamo a stringerlo bene. Allora, andiamo a riempirlo di gasolio perché momentaneamente non abbiamo la pompetta manuale per pomparlo. Quindi un metodo alternativo, se non avete la pompetta, è riempire direttamente il filtro del gasolio. Riempito il filtro, andiamo a rinvitare la parte superiore. Ovviamente potrà fuoriuscire una goccettina di gasolio. Ok, mi sembra abbastanza stretto. E togliamo la chiave e andiamo a rimontare il tutto. Andiamo a reinserire i due attacchi inferiori. Per non fare uscire il gasolio teniamo sempre chiuso un'entrata. Lo posizioniamo Lo riposizioniamo nella sua sede, inseriamo un tubo, andiamo a inserire anche l'altro. Ok, appuntiamo il filtro e andiamo a stringere il tutto. Ristretti le fascette, imbullonati i bulloni, tutti gli agganci sono messi, andiamo a infilare l'olio. Messo l'imbutino, andiamo a inserire il nostro olietto nuovo. Allora, per il momento abbiamo messo 4 litri di olio. Andiamo a controllare l'asticella a che punto sta. Pulitina. Allora, l'assa, non so se riusciamo a vederla perché è molto chiaro l'olio, indica metà. Quindi adesso andiamo a accendere l'auto e vediamo quanto se ne prende e facciamo il rabocchetto. Allora, il controllo dell'olio è andato a posto, spero che questo video ti sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete un like, se avete bisogno di aiuto mettete un commento o anche un chiarimento e ciao ciao!